bella sta canzone, eh? C'ha le sue cose, se... Cosa stai dicendo? C'ha mal di pancia, certo. C'ha le sue cose, certo. Jojo ha fatto un disco sulle mestruazioni. È mezza donna questa, eh? Certo, ma dov'è Arnold che ogni due minuti sparisce? Cioè, noi non abbiamo un tecnico oggi. No. Oh, rincoglionito! Siamo in diretta, eh? Ma con calma. Perché mi fai i complimenti? Scusa, no, dammi una spiegazione adesso, eh? Fuori. Ah certo, era lì, certo. Fuori. Stava parlando giustamente con la Bettina. Uno scrive: a volte mi odio da solo, quando indosso la divisa mi trasformo e divento un bastardo. Sono forse l'unico vigile bravo a Genova. Stai zitto. Un altro dice, aspetta: ciao ragazzi, sono di Genova, fidanzata con un vigile della provincia di Milano, fategli la festa, dacci il numero di matricola che lo aspettiamo. Subito. No, i vigili sono veramente spregevoli. Pensa che una volta ci hanno beccato in Vespa in 5 senza casco e ci hanno fatto la multa. No, veramente. Che schifo, guarda. Ragazzi, come promesso, è pronto un altro capolavoro della Canal Jimmy Production. Sì. Dopo la 25esima ora, un grande film, l'hai visto tu? Certo, con Edward Norton, quello dell'antivirus. Sì, esatto. Tu ti ricorderai la trama, Leo, no? Sì, c'è un sacco di trap lì in mezzo alla strada che li portano, certo, per fabbricare un palazzo. Perfetto, è grazie grave. Leone. Noi ci colleghiamo, questa è la prima parte, andiamo. La. Ho convinto Mazzoli e Fabio a ricominciare a fumare perché erano isterici film. In collaborazione con la. Li ho convinti perché se Mazzoli e Fabio non sono lucidi, che cazzo mi fa guadagnare i soldi production? Presente. Un film che ha commosso persino Lord Fenner di Guerre Stellari. Ha fatto piangere persino il Lupo Ezechiele dei Tre Porcellini e strappato il cuore al nonno di Heidi. Quella vacca. Con la regia di Spick e Span e la sceneggiatura dell'Orso Yogi. La 69esima ora. L'ora del testa coda. È la storia di Leonie Brogan. Un giovane trentenne che ha solo 69 ore prima di essere rinchiuso in gattabuia. 69 ore. Solo 69 ore e poi mi rinchiuderanno in gabbia. Non capisco perché. Rubavi le bici ai bambini, vendevi caramelle drogate, spacciavi crack fuori dalle scuole e violentavi gli animali domestici dei ricchi. Che leggi del cazzo. Come? Il povero Leonie era stato beccato dalla speciale per possesso di droga e qualche spicciolo in contanti nascosto nelle fodere del divano di casa. Lei si ritiene innocente, eh? Ma guarda, quella è una dose personale, io non è che la spaccio, capito? 400 kg, lei li chiama dose personale? Ah, sì, sì, va bene, c'ho il vizietto un po' pesante, minchia, però non è che la spaccio, dai! Certo, certo. E questi 800 milioni di euro in contanti? Per le spese quotidiane. Ma come? Leonie. Cosa vuole? Son cazzi. No, dai, non mi faccio del male. Sono una persona per bene, non ho mai fatto niente. C'ho la fedina penale pulita. Leonie. Dimmi. Sono cazzi. Sì. Erano proprio uccelli per diabetici. Insomma, cazzi amari. Certo. 69 ore e poi in galera a vita. 69 ore. E poi. Un crudo destino. Voi cosa fareste? Se aveste solo 69 ore da vivere prima del carcere, come vi comportereste? Non ditemelo, perché non me ne frega un cazzo del vostro parere. Perché? Mi interessa il povero Leonie, sì. Anche perché sono il narratore di questa storia struggente. Certo. Edward, sono distrutto! Ti capisco, non deve essere facile accettare una realtà così cruda. Pensi in galera, quando Mandingo mi metteranno lì a 90 gradi. Beh, quello ti è sempre piaciuto, no? Voglio godermi la vita. Ho solo 69 ore da vivere. 69 ore, soltanto questo è male. Mi sparo a bonga a non finire. Cirum. Che cirum? Il cerume? Cilum. Mi sparo a bonga da non... Bombe. Che fai? Dove? Kitamur, fammi leggere il nome. Mi sparo bonga a non finire. Mi sparo bonga a non finire. Cirum, crack, iside. E Osiride, che facciamo i misteri? No, LSD. Iside. No, LSD. LSD. Vada a trans. Mi spacco. Cos'è? Mi spacco di whisky. Mi spacco di whisky. Vogel.
Eh? Whisky, vodka, Keglevic. Whisky, vodka e Kaglevic. Sì, vogatore. Che facciamo gli abbagnati che vogano? Vodka, Keglevic. E Keglevic. Vodka, Keglevic. Vodka, Keglevic. Chi? Kaklevic. Ma che Kaklevic? Oh, qui Kaklevic. Vodka Keglevic. Vodka Keglevic. Vodka Keglevic. Voga Voga. Voga Voga, sì. Sai che tiro di capo. Si capiva dalla dislessia che il povero Leonny era davvero a pezzi. Certo. Le ore passavano e il giovane iniziava ad ammazzarsi di alcol, droga, prostitute, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, bravo, mettine giù una anche per me. No! Dai, che mi sento un po' moscio. No! Peto! Ma dai, ma non si può! Questo è malato! Questa è solo la prima parte. Madonna. Adesso si fa una bella riga e poi ritorniamo con la seconda. Sì, almeno ridammi le schede, Peto! Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Brucia il blues del cu. Oggi facciamo i bravi, eh? Più bravi così. Alle 4:30 vedo il presidente oggi, eh? Sì. Sai che mi devi tirare le orecchie, le unghie dei piedi incarnite. Beh, tu ce le lunghe le orecchie. Sono un po' troppo lunghe per essere quelle di un cavallo, Marco. Dai, speriamo che ti tiri le orecchie e non il naso, comunque. Senti, uno ci ringrazia. Grazie, sì, a voi sono riuscito a convincere la mia ragazza a salvare tanti alberi con l'incoglio. Un po' lunga. Dai. È una legge dello zoo, visto che presto andremo in politica anche, certo, noi. Certo. Andremo in Parlamento. Ci faremo anche noi ministri del tesoro ad interim. Sì, oh, ieri sera ho visto la videocassetta di, sì, Adenoidi. Beh? Che è lo spettacolo di Luttazzi. Sì. Oh, guarda, io veramente non voto, sai che non voto né destra né sinistra, certo, né centro. Io sono apolitico, però lui fa veramente ammazzare dal ridere. Certo. Fa una prima mezz'ora su Berlusconi, lo massacra di brutto. E per questo non farà più televisione. Adesso che andrà alla sinistra al governo può fare la televisione. Eh sì, così. Sì, infatti, se noti, i bravi di sinistra adesso sono tutti fuori dalla televisione. Bravo, bravo. Beppe Grillo, compreso lui, il più grande di tutti. Vabbè, ma sono 40 anni che non può. Adesso andare. Sono tutti quelli di destra. Quando sale quella alla sinistra, scendono tutti quelli di destra e salgono, sì, sul palco quelli di governo sinistra. Governo buffone. Che no, tristezza. La ragazzi. Satira, la satira è di sinistra. Perché non governando mai la sinistra, comunque, sì, tendenzialmente mai, come fai a fare satira se governi, satira su te stesso? Quindi i comici sono tendenzialmente di sinistra. Abbiamo capito che Fabio vota sinistra! Vabbè, torniamo a parlare di film, che è meglio, ci colleghiamo con la seconda parte della 69esima ora. Un film così triste. Non piangere! Colleghiamoci. Con la regia di Spick e Span e la sceneggiatura dell'Orso Yogi. Sì. La 69esima ora. 69esima ora. L'ora del testa coda. L'ora del testa coda. La 69esima ora. La 69esima ora. L'ora del testa coda. L'ora del testa coda. Sì. Erano proprio uccelli per diabetici. Insomma, cazzi amari. Certo. 69 ore e poi in galera a vita. 69 ore e poi, un crudo destino. Ho solo 69 ore da vivere. Mi sparo bonga a non finire. Cilum, crack, LSD. Bravo. Ma da trans! Mi spacco di whisky. Vodka e Keglevic. Ancora. Vodka. Vodka e Keglevic. Ma che vodka? Vodka. Vodka e Keglevic. Senza la due. Non è un telefilm vodka e Keglevic. Come tequila e Bonetti. Mi prendete per il culo. Vodka e Keglevic. C'è anche lo spot in radio, Leo. Fammi la telefonata, ma ho capito. Vodka Keglevic. Vodka e Keglevic. Senza E. Vodka e ti fermi. Vodka Keglevic. Bravo. Fino alla morte. A Leonny. A Leonny mancavano solo poche ore. Poche ore. E poi la carcerazione. Passami il cannone, dai. Vai giù di bong, via. Cameriere, mi passa un goccio di vodka. Mi passa un po' di vodka. Di vodka. Di vodka. Advocat, la realtà dell'Olanda. Un goccio di vodka. Un goccio di vodka. 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 Oh, vodka. Oh, ah. Un goccio di vodka. Un goccio di vodka. Un vodka. Vodka. Dio mio. Perché? Tu adesso vodka. Non mettere quella che dico. Ma no, perché non riesci a dire vodka? Vodka. Oh. Fallo bene. Cameriere, mi passo un po' di vodka. Cameriere, mi passo un po' di vodka. Cameriere, mi passo un goccio di vodka. 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 Tana da so. Dai. Vodka. Senza l'aereo, vodka.
cameriere, mi passo un goccio di vodka? Quale preferisce? La Keglevich. No, la Keglevich. Che bastardo. Sei una merda. Io questi film qua te la devo mettere in culo a te. La Keglevich. Senza checca. La Keglevich. La Keglevich. Bravo. Bravo. Madonna. Mi son fatto di tutto, madonna, droga, che twist, GMB, GNK. Mi sento come Paolo Noyes, madonna, mai lo cazzo stenga. Leoni, Leoni, stai esagerando, datti una calmata, cazzo. Cazzo. Ma un raggio di sole illuminò la vita di Leoni. Il giudice che lo aveva processato venne ucciso improvvisamente. Ti ammazzo, figlio di puttana. E il caso di Leoni fu passato ad un altro giudice, un certo Totò Riina. Ma come? E casualmente tutti i casi legati a spaccio, droga e soldi riciclati vennero chiusi e archiviati. Leoni! Leoni! Leoni, guarda qua! È arrivata una raccomandata dal tribunale! Sei libero! Hanno chiuso il caso! Sei libero! Libero! Voglio andarmene! Leoni! Leoni! No, no, no! Non morire, Leoni! Leoni! Non volevo morire. Purtroppo, come? A causa dell'eccesso di alcol, droga e prostituzione, il giovane Leoni si era preso tutte le malattie possibili. Cirrosi epatica, sifilide, era stato colpito da un embolo, fegato in putrefazione e mille altre malattie indicibili. Quindi? E nel giro di pochi secondi... Ma no! Morì sul colpo. No! Ma come? Ma scusa, l'avevano ritenuto libero, innocente ed è morto. Non so come cazzo ha fatto a morire questo qua che non prende di questa roba qua. Leo, ricordiamo lo sponsor di questo film, la vodka Keglevich. Vai, la vodka Keglevich. E come sarebbe buffo? E perché? Capiate come parla? Cosa? Buffo congo con. Che ci trovi di buffo buffo? Forse sono un po' rincoglionito. Buffo come? Buffo come un pagliaccio, de diverto. Buffo come? Ti faccio ridere. Sto qua per divertirti, sto qua per divertirti. Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo? You're listening to the 105 Zoo on Radio 105. 105.